E benvenuti alla diretta video streaming del 15 aprile 2020. Sono le ore 17:40. Chi vi trasmette è sempre Michi, grande personaggio per tutti voi, canale perché chiamate online, dove potete leggere le notizie aggiornate, le notizie fatte col cuore. Fatte col cuore da me personalmente. Siamo qui questa sera per fare l'aggiornamento sul coronavirus come ogni sera. Salutiamo tutti quelli che ci seguono. Salutiamo mio grande amore Moreno, salutiamo mia sorella Barbara, salutiamo le persone che ci ascoltano, le persone che ci seguono. Salutiamo tutti gli amici che ogni sera ascoltano questa diretta streaming. A volte facciamo pure la musica, ma stasera facciamo l'aggiornamento sul coronavirus. Siamo in diretta e adesso tra un po' andiamo a vedere alcune notizie inerenti al coronavirus. È quella che oggi si è parlato in costiera e in Campania e faremo un aggiornamento di tutte le cose avvenute in costiera amalfitana. E iniziamo subito a dire che oggi in costiera amalfitana nella mattinata vi è stato il vento forte, le temperature si sono un po' abbassate, ma col passare delle ore da mezzogiorno in poi è ritornata la primavera. Siamo in un paese costiero dove c'è la brezza del mare. Comunque oggi è stata una bella giornata primaverile, anche se ogni tanto il tempo fa degli spazi invernali, ma d'altronde siamo in primavera e quindi si va verso la bella stagione. Quest'anno la bella stagione è più lenta, è più ridotta a causa del coronavirus. Oggi sul giornale Vettica di Amalfitana abbiamo fatto un'inchiesta sugli stabilimenti balneari, che quest'anno non si sa se riusciranno ad aprire oppure no, perché con la crisi che c'è non sappiamo se quest'anno si andrà con l'attività balneare, perché comunque i turisti non ci sono. Ci sarebbe una partenza, ma senza turisti e senza aiuti da parte dello Stato, come evidenziano i titolari degli stabilimenti balneari. Dicono le tasse sono tante, non riuscirebbero a partire con tutte le tasse che ci stanno attorno, perché le tasse sono tante, i turisti non ci sono. Sarebbe un'impresa da pazzi avviare uno stabilimento balneare con tutte le tasse, eccetera, eccetera. Quindi è un poco difficile. A noi del giornale Vettica di Amalfi Online, a differenza di altri giornali, abbiamo fatto un'inchiesta a livello nazionale. Invece le altre testate giornalistiche si sono fermati a una diretta di 5 minuti. Comunque ognuno fa il suo lavoro. Noi non abbiamo fatto la diretta, non abbiamo intervistato la gente sul luogo, ma abbiamo fatto una inchiesta su come potrebbe essere l'estate di quest'anno. Allora, l'inchiesta porta come è lontano il mare. Quest'estate torneremo in spiaggia. È ancora presto per dirlo, ma difficilmente i lidi riapriranno prima di metà giugno. E anche se dovessero riaprire, sarà molto difficile far rispettare tutte le regole necessarie a impedire i nuovi contagi. Con il rischio che la crisi distrugga il settore, ombrelloni distanziati, lettini e sdraio sanificate, passerelle separate, in alcuni casi anche termoscanner e tamponi. Come sarà l'estate durante la pandemia? Sono
soprattutto quando comincerà la stagione balneare. I dubbi sono tanti, l'emergenza sanitaria non è scongiurata e si teme una seconda ondata. Non so se si tornerà in spiaggia, vedremo se e come, ancora è presto per dirlo. Non si sbilancia Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo il virologo del San Raffaele, Massimo Clementi, si potrà andare al mare portando la mascherina. Fare previsioni non è facile, in attesa di risposte degli scienziati e dal governo, gli imprenditori della categoria cominciano a prepararsi, anche se sull'ipotesi delle mascherine in spiaggia in molti si dicono scettici. Magari nei tragitti da un posto all'altro, ma le signore accetterebbero di abbronzarsi il viso a metà, e chi lo sa. Più di 7.000 km di litorale, oltre 30.000 concessioni demaniali marittime da nord a sud, un giro d'affari che Nomisma stima in 15 miliardi di euro annui. L'industria balneare rischia insieme al comparto del turismo. I bagnini temono di perdere una stagione fondamentale con investimenti e mutui sulle spalle. In ogni caso, si partirà con almeno un mese di ritardo. Se negli anni scorsi molti lidi aprivano proprio nel weekend di Pasqua, piantando i primi ombrelloni, oggi è tutto fermo. Non si possono fare nemmeno i lavori di manutenzione. In alcune città gli accessi all'arenile sono chiusi da nastri e transenne. La Sicilia ha ufficialmente sospeso l'avvio della stagione balneare, rinviando a data da destinarsi. Come si riapre dunque? Per riavviare uno stabilimento ci vuole almeno un mese, anche un mese e mezzo. Il titolare di un bagno di Riccione è presidente della cooperativa bagni della cittadina romagnola. Bisogna verniciare le cabine, fare la manutenzione ordinaria ed eventualmente quella straordinaria, montare le attrezzature, stendere la duna e fare il livellamento della spiaggia. Prima di mettere gli ombrelloni, la lista di cose da fare è lunga. Quando apriremo? È difficile fare una previsione. Bisogna capire l'andamento della malattia in questo mese. Adotteremo le misure di sicurezza necessarie dal punto di vista igienico e sanitario. Ma chi verrà in vacanza in spiaggia? Poi vorrà rilassarsi, giocare a carte con gli amici, prendere un aperitivo al bar. La gente cerca contatti e i bambini vogliono giocare. Come cambierà la vita dei lidi balneari e dei bagnanti? Un lido del titolare della giunta a Sabaudi, località molto amata da artisti e VIP, soprannomina la California del Lazio, bar, ristoranti e ombrelloni chiusi, in attesa del via libera del governo. Siamo pronti a usare tutti i sistemi di prevenzione, la disinfezione di tavoli, sdraio e lettini, anche più volte al giorno, da ripetere per ogni persona che li usa. L'idea è quella di piantare meno ombrelloni e progettare percorsi dedicati di entrate e uscite per ridurre al minimo i contatti tra le persone. Si pensa anche ad uno scaglionamento: di mattina potremmo aprire qualche ora prima e dedicare quel tempo alle persone più anziane, differenziare le fasce di clientele, aiuta a tutelare meglio la salute. D'altronde, spiega l'imprenditore, che è presidente del consorzio dei balneari, nella riapertura sarà fondamentale dare uno standard di sicurezza alto per chi viene a trovarci e per noi che lavoriamo. Non siamo seduti in ufficio, il rapporto personale con i clienti è il cuore della nostra attività. Allora, come spiegano alcuni titolari, è un poco difficile quest'anno avviare l'attività sulle spiagge, perché bisogna rispettare le regole, bisogna mantenere un metro di distanza, bisogna usare la mascherina, tutto questo in spiaggia è un poco difficile, quindi ci sono tante varie opinioni, tante proposte, ma tutte da vagliare. Bisogna sempre e comunque aspettare gli ordini del governo e come va avanti la pandemia a livello italiano e a livello mondiale. Poi bisogna anche capire se la gente potrà spostarsi e se saranno solo italiani o vi saranno anche stranieri. Sicuramente gli stranieri non ci saranno perché nei loro paesi l'infezione è iniziata dopo e quindi il problema è ancora attivo più per l'Italia. Sono
sono tutte proposte da vagliare, quindi sulla base delle ordinanze e sulla base di cosa ci dirà il ministro della sanità più gli scienziati che si occupano di questa situazione, così si penserà di avviare la stagione balneare 2020, che sicuramente sarà scarsa e con poche persone e probabilmente soltanto italiani. Questa era l'intervista che abbiamo fatto noi sul giornale, a differenza di altri giornali che hanno fatto un'intervista intervistando le persone, che poco hanno detto, ma questa è un'inchiesta generale, perché non possiamo fare solo un'intervista in Costiera Amalfitana e poi lasciare il problema dell'Italia intera, perché comunque noi facciamo parte dell'Italia, non è che il problema è solo in Costiera o in Penisola Sorrentina, il problema è a livello nazionale, cioè in Italia. Bisogna capire come ne usciremo da questa pandemia e cosa possiamo fare dopo che ne siamo usciti, a partire dal 3 maggio in poi. Sicuramente non possiamo fare la vita di sempre, dobbiamo rispettare delle regole, perché non è stato del tutto debellato il virus in Italia. Comunque avremo 10.000 persone asintomatici in giro per le città, e quindi ci sta sempre il rischio di quell'80% di persone che è stata in casa un mese e mezzo, contattando altra gente, possano infettarsi e si possa riprendere di nuovo da capo questo virus, che allo stato attuale in Italia abbiamo più di 10.000 persone asintomatiche, cioè che sono positive però non hanno sintomi, quindi sono portatori della malattia su altre persone. E dobbiamo anche far conto che in Italia non abbiamo solo persone giovani, ma abbiamo ancora un 50, un 60% di persone anziane, di persone che vanno al mare per salute, eccetera, eccetera, già con problemi loro personali. È sempre un rischio e bisogna tenere tutto sotto controllo. Insomma, non si sa se e quando partirà la stagione balneare, con tanti problemi che si dirà presto, e con l'economia che sta a zero in tutta Italia. Quindi questa è la nostra inchiesta che abbiamo fatto, a differenza di altri giornali che hanno detto delle cose, hanno intervistato delle persone, però sempre a livello locale. Noi abbiamo fatto a livello nazionale e ci siamo informati un po' in più di questa situazione. Questa inchiesta è consultabile nella categoria primo piano in alta giornata vertica di Amalfi Online, che potete leggere interamente. Adesso andiamo al bollettino dei contagiati, aggiornata alle ore 22 del giorno 14. Ripeto che è sempre l'ultimo bollettino aggiornato alle ore 22, io posso leggere solo il giorno seguente per motivi di tempo e per motivi di orario tardi. Quindi adesso andiamo a vedere il bollettino di ieri sera. In Campania pochi tamponi e nuovi contagi, al minimo il bollettino del 14 aprile. L'unità di crisi della Regione Campania ha comunicato le stime dei test di Covid-19 effettuate nei diversi ospedali della Regione nella giornata di ieri, 14 aprile 2020. Modesto il numero dei tamponi analizzati, con la percentuale del rapporto test contagiati di martedì 14 aprile, che è al minimo in linea con il trend delle altre regioni italiane. È di 1.440 il numero dei tamponi analizzati, a cui andrebbe aggiunto il numero dei test rapidi, dei quali non si conoscono ancora le quantità, di cui 38 sono risultati positivi, il 2,63%. In Campania il totale complessivo dei tamponi effettuati da un mese e mezzo a questa parte è di 39.534, per un totale di 3.807 positivi, il 9,62%, 267
stai deceduti, il 6,82%, mentre i guariti sono in aumento, 415, il 10,9%. Rispetto a ieri, 12 nuove vittime e 55 guarigioni in più. Ricordiamo che è comunque indispensabile continuare a osservare scrupolosamente le misure di comportamento del virus finché sarà necessario. Nel dettaglio i dati di ieri 14 aprile. All'ospedale Codugno di Napoli esaminati 395 tamponi, di cui 11 positivi. All'ospedale San Leonardo di Salerno esaminati 126 tamponi, di cui 6 positivi. All'ospedale Sant'Anna di Caserta esaminati 69 tamponi, di cui 1 positivo. All'ASL di Caserta, presidi di Aversa e Marcianise esaminati 71 tamponi, di cui 2 positivi. All'ospedale Moscati di Avellino esaminati 37 tamponi e qui non abbiamo nessun positivo. All'ospedale San Paolo di Napoli esaminati 79 tamponi, di cui 5 positivi. All'azienda universitaria Federico II esaminato 12 tamponi, nessun positivo. All'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno esaminati 459 tamponi, di cui 12 positivi. All'ospedale di Novi state esaminati 68 tamponi, nessun positivo. All'ospedale San Pio di Benevento esaminati 28 tamponi, nessun positivo. All'ospedale di Eboli esaminati 96 tamponi, di cui 1 positivo. Adesso il riparto regione per regione. Nella provincia di Napoli abbiamo 2010 positivi, di cui 813 a Napoli città e 1119 a Napoli e provincia. Nella provincia di Salerno abbiamo 557 positivi, nella provincia di Avellino 402, nella provincia di Caserta 387, nella provincia di Benevento 157 ed erano ancora in fase di verifica 256 tamponi. Quindi, riassumiamo, i positivi di ieri erano 38, i tamponi effettuati ieri erano 1440, il totale complessivo positivo in campagna è di 3807, il totale complessivo dei tamponi è 39534. I totali deceduti morti 260, totale guariti 415, di cui 299 totalmente guariti e 116 clinicamente guariti. Clinicamente guariti sono quelle persone che devono stare ancora in osservazione, poi devono fare l'ultimo tampone e poi saranno totalmente guariti. Allora, quindi ancora abbiamo dei cluster di, in Campania, dei cluster di virus ancora attivi, però a mio avviso dovremo stare ancora in casa affinché questo virus venga ancora bloccato ancora di più, così il 3 maggio avremo meno persone in giro con questo problema. Quindi oltre a questa situazione che già sta mietendo tanto timore tra gli abitanti della Campania, non solo della Campania ma dell'Italia intera, che si vedono costretti a stare in casa, ma non è una carcerazione, è una cosa per il nostro bene. Stamattina in Campania vi è stata una scossa di terremoto, una scossa sentita anche in Costiera Amalfitana. Una scossa di terremoto è stata registrata intorno alle 7:35 in Campania. Il movimento tellurico di magnitudo 3,3 è localizzato nell'epicentro a Nusco, in provincia di Avellino. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la profondità di 11 km. Stando alle prime notizie giunte, sia in provincia di Avellino che nel resto della Campania non si registrerebbero danni. La scossa è stata avvertita anche in Costiera Amalfitana e la gente molto spaventata ha avuto subito il ricordo del terremoto dell'80 in cui morirono centinaia di persone, quindi la paura è stata tanta di questa piccola scossa di terremoto non avvertita da tutti. Qualcuno che era più tranquillo l'ha avvertita, qualcuno che stava più irrequieto non se ne è accorto proprio, perché
è una scossa di 3.3, quindi è una scossa lievissima. Bisogna avere proprio, bisogna stare proprio attento attento per sentirla, se no non si sente niente. Comunque, questa, oltre al coronavirus, ci abbiamo avuto anche il terremoto. Oltre a questo, cosa vogliamo più? Però non scherziamo, perché la battuta serve, però è meglio non scherzare, perché parliamo di cose serie. Poi ci sono altre notizie che avvengono dalla costiera, come a Tramonti ed Amalfi, altri 4 test che sono negativi. Poi ci sta questo signore a Tramonti che, incurante delle norme che per domenica e lunedì era vietato aprire i negozi, riaprono l'alimentare ma dovevano rimanere in quarantena. Denunciate due persone di Tramonti. Dovevano terminare il loro periodo di quarantena, ma ugualmente riaperto. Stop di Pasqua e Pasquetta. Stamane a Tramonti. Ah, non era a Pasquetta, scusate, mi correggo. Questi due personaggi erano in quarantena obbligatoria. Non avevano ancora finito la quarantena. Erano i titolari del negozio e sono scesi stamattina ad aprire il negozio. Quindi sono intervenuti i carabinieri a contestare e a sanzionare due persone che circa 10 giorni fa erano state sottoposte al tampone perché rientrate nella catena dei contatti di alcune delle 6 persone risultate al Covid-19 nel polmone verde della costiera. Malgrado il responso negativo dei test, la quarantena obbligatoria delle due persone che non hanno mai presentato sintomi si sarebbe dovuta concludere nel prossimo weekend, cioè domenica prossima. Ma stamattina, in maniera del tutto arbitraria, hanno deciso di aprire il proprio negozio di alimentari di Tramonti, di cui risultano in società con altre persone. Dell'inosservanza sono stati informati i carabinieri, che hanno denunciato i due soggetti, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, per aver violato il provvedimento dell'autorità. Dovranno ora rispettare una nuova quarantena di isolamento di altri 15 giorni. Intanto l'attività è stata inevitabilmente chiusa, ma nulla vieta ai soci di poterla riaprire. Tramonti è il comune della costiera amalfitana a registrare il maggior numero di contagi, 6 in tutto, circoscritti a un nucleo familiare. La guardia resta alta e della cittadinanza sono attesi atteggiamenti di maggiore precauzione e responsabilità. Poi, prima che abbiamo delle discussioni con il Vescovado, dobbiamo dire che abbiamo letto questo articolo, solo letto e non copiato, solo per fare informazione, perché il titolare del giornale scrive sotto: lamentiamo da un tempo una copia spudorata dei nostri articoli da parte dei noti professionisti delle fake news. Allora, il signor direttore del Vescovado, prima di scrivere scemenze sotto gli articoli, perché scemenze sono, e di mortificare le altre persone che scrivono notizie false, si rammenta solo che è stato solo letto l'articolo, non è stato preso l'articolo. Quindi le fake news, se vogliamo proprio dirle, le fa il suo giornale. Quindi con questa notizia che abbiamo letto dal suo giornale mi eviterò di leggere altre notizie dal suo giornale. Quindi passiamo a leggere altri articoli. Perché purtroppo, come ho sempre detto, la gelosia fra i colleghi è tanta, ma anche se la notizia fosse del pane da mangiare, per la miseria. Ha scritto spudorati fake news sapete cosa significa? Persone che scrivono false notizie, per la miseria. Come un articolo di cronaca non fosse verità. Come ce l'ha lui l'articolo di cronaca, ce l'ho io, ce l'ha un altro giornale, ce l'hanno tutti. Dove sta la fake news?
Forse sta solo nella testa di chi l'ha scritto là sotto. Comunque. Ma siccome i signorini e i principini si sanno solo vestire con giacca e cravatta e vanno a fare l'intervista solo perché hanno i piedi per camminare e si credono professori, allora va bene. A me non interessa perché non è stato fatto il mio nome, però è stato fatto un appunto. Quell'appunto significa tutto. Quindi andiamo a leggere il resto delle altre notizie, perché poi quando faranno la diretta loro anche io dirò la mia. Quindi adesso andiamo a... perché qui si tratta di diretta, non si tratta di... Perché sai come si dice? Come si dice? Qua si dice, c'è un detto. Copia copiarella, asi asinello. Quindi, chi copia è un asinello. Quindi, a parte che ogni articolo fatto è citato e datato di tanto di fondo, quindi per la gente è fake news. Ognuno di noi sa. Allora andiamo a leggere altri articoli che potete vedere sul giornale Vettica di Amalfi Online. Giustamente. Adesso leggiamo un articolo che riguarda le vie del mare. Qui è un altro comparto dove quest'anno anche le vie del mare, cioè le motonavi che andavano a Capri, le navi che portano i turisti a Capri, a Ischia, a Procida, hanno avuto quest'anno una buona batosta da parte, perché comunque non vi è movimento, non vi è turismo, perché anche le navi nel Golfo erano in servizio in questo periodo, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, e c'era già un bel introito e si poteva pensare già al guadagno dell'estate che verrà, ma quest'anno si è partiti già male. Come dice l'articolo qua, dice la linea vola via mare dell'Alilauro da 20.000 passeggeri dell'anno scorso in un solo giorno a zero di quest'anno, è crollo delle vie del mare. Da 20.000 passeggeri in un solo giorno la Pasquetta del 2019 a zero di lunedì scorso, Pasquetta del 2020. Sulla via del mare il Covid-19 sta tracciando ferite profonde. Come dice Salvatore Lauro, presidente di Vola Via Mare, la società capofila del suo gruppo, è preoccupato per la devastante diffusione dei virus e per la prospettiva di ripresa che ancora non si intravede. Il presidente dice da 20.000 a zero di quest'anno. Poi si parla di come è prevista tutta la situazione e si pensa che in mare hanno solo due mezzi a differenza di altri 8 fermi in banchina. Quindi poi c'è stato sono stati dimezzati i dipendenti, 120 dipendenti e una ventina compresi quelli a terra, quindi tutte queste sono le persone. E centinaia di persone sono dovuti stare senza lavoro quest'anno anche nel comparto delle motonavi, che in questo periodo, se vi ricordate, anche in costiera amalfitana incominciavano le prime motonavi per Capri, per Ischia e per la costiera amalfitana dalla Travel Mar e da Alicosa. Quest'anno non vi sono turisti, quindi la tratta non è stata proprio attivata. Si spera per un'estate migliore. Con questa notizia e con le altre notizie che volete leggere sul giornale Vettica di Amalfi Online, restate incollati sul mio giornale e leggete tutte le notizie che faccio col cuore. Ripeto, sono notizie vere, notizie che potete trovare da altre fonti, notizie che hanno tutti e sono notizie vere, non sono fake news. Se altri giornaletti della costiera fanno le fake news, li fanno loro, io faccio notizie vere. Se poi a qualcuno si sente tolto qualcosa, me lo dica. Penso di non aver tolto niente a nessuno, quindi tutte le notizie che ho io non hanno loro, quindi
è assolutamente vietato di dire che gli altri fanno le fake news. Se li fanno gli altri, li fanno gli altri. Io personalmente faccio notizie vere, con tanto di verifica e tanto di rispetto nei confronti dei colleghi e nei confronti di altre testate giornalistiche, di cui da questo momento mi ritiro ad allontanarmi da altri colleghi della Costiera Amalfitana, perché in Costiera Amalfitana si litiga anche per un articolo di cronaca, come ho detto prima, come fosse un biscotto o come fosse una caramella. Quindi la persona è tanto attaccata al soldo, ma non sono attaccato all'articolo di per sé, sono attaccato allo share di quell'articolo, che poi la gente legge quell'articolo e legge anche le pubblicità che hanno intorno al giornale, e avranno il loro incremento dalle ditte che gli mantengono la pubblicità e loro guadagnano i soldini. Aprite il mio giornaletto e vedete se intorno vedrete una pubblicità. Non ce n'è nessuno. Quindi potete capire che tutti gli altri colleghi della Costiera, anche se sono professionisti, sono professionisti del guadagno. Io non voglio fare queste informazioni in questo modo, io voglio fare un'informazione pulita, che sia solo lettura di notizie per informare, non lettura di pubblicità per guadagnare. Quindi con questa piccola parentesi auguro a tutti una buona serata e un buon proseguimento sul web. Buona serata a tutti.